Ci troviamo davanti al cartone preparatorio per la scuola di Atene di Raffaello Sanzio. Il cartone preparatorio è un disegno che viene eseguito per poter passare il disegno sul muro quando si esegue un affresco. Ovviamente sono sempre di grandi dimensioni. E poiché il cartone preparatorio è soltanto un mezzo, uno strumento col quale si passa ciò che si vuole dipingere sulla parete, è un oggetto estremamente fragile, non fatto e non pensato per essere conservato. Questo rende il cartone dell'Ambrosiana particolarmente prezioso, perché misura 8 metri per 3 ed è il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto interamente per mano di Raffaello Sanzio. Questo cartone è un cartone ben finito, vuol dire che eh, era un cartone che presentava in maniera assai dettagliata ciò che si voleva rappresentare sulla parete. Probabilmente per due motivi. Il primo era che doveva essere approvato da Giulio II, il Papa che aveva commissionato la stanza, e il secondo era che eh, Raffaello teneva particolarmente a quest'opera, quasi appunto come se fosse un'opera finita. Il cartone ebbe diverse vicende. Arrivò qui in Ambrosiana nel 1610, come comodato da un cugino di Federico Borromeo, e divenne però proprietà dell'Ambrosiana nel 1626, quando il cardinale, per una somma ingente, la somma di 600 lire imperiali, acquistò il cartone dalla vedova di suo cugino. Il cartone poi eh, rimase qui in Ambrosiana fino alla fine del Settecento, quando dopo l'invasione napoleonica venne portato al Museo del Louvre, dove subì un pesante restauro, fu addirittura completamente smontato nei 220 fogli. Eh, fu anche ricomposto, fu integrato là dove vi erano lacune e per fortuna però nel 1816 ritornò qui in Ambrosiana. Da allora uh, si mosse ancora due volte, la prima nella prima guerra mondiale perché per essere messo in sicurezza venne mandato in Vaticano dove vi tornò dopo alcune centinaia di anni e poi eh, si mosse dall'Ambrosiana per la seconda guerra mondiale quando fu ospitato nel cavò della Banca d'Italia. Generalmente questo è conosciuto come il cartone della scuola di Atene, l'affresco che è nella stanza della segnatura in Vaticano. In realtà all'inizio quando fu pensata questa stanza non era stanza della segnatura ma doveva essere essere la biblioteca privata di Papa Giulio II. Il progetto iconografico della stanza interamente eh, eseguita da Raffaello era molto complessa e probabilmente non fu frutto solamente eh, dell'intelligenza di Raffaello, ma fu un lavoro d'equipe tra le migliori menti e i migliori intellettuali della corte di Giulio II. Per la biblioteca si era pensato di avere quattro lati, su ogni lato una disciplina. Ecco allora che eh, il lato della scuola di Atene in realtà è la parte dedicata alla filosofia. Di fronte troviamo la teologia, con l'affresco generalmente noto come disputa del Sacramento, la parete con la giurisprudenza e poi invece la parte che doveva ospitare i libri di poesia e di arte. L'affresco della scuola di Atene o meglio come abbiamo detto prima della filosofia sta di fronte a quello della disputa del sacramento e sarebbe meglio dire la teologia il concetto è molto chiaro la filosofia è la preparazione alla teologia Dio ispira l'uomo lo crea in maniera tale da poter comprendere ciò che egli rivela e questo è proprio il piano che noi vediamo nella stanza della segnatura. Infatti, sopra l'affresco della scuola di Atene, la filosofia, una donna che impersonifica appunto la filosofia ha un cartiglio che dice causarum cognitio, la conoscenza delle cause. La mente dell'uomo è creata da Dio in modo tale da poter comprendere ciò che è la creazione. Però la mente umana non può andare al di là di ciò che è l'elemento creato. Ed ecco allora che di fronte vi è la, la teologia. E in modo particolare, la teologia, raffigurata anche qui da una donna, reca un altro cartiglio sul quale si legge: Divinarum rerum notitia, la comunicazione delle cose divine. La filosofia prepara la mente dell'uomo ad accogliere quella che è la rivelazione eh, del mistero di Dio. Non è un caso che eh, proprio di fronte alla scuola di Atene, al centro del fresco della disputa del sacramento, la teologia, abbiamo l'Eucaristia. L'Eucaristia che è il punto di fuga della fresco della disputa del sacramento ed è quindi il centro, non a caso, uno dei personaggi. Raffigurati nella scuola di Atene, il giovane bianco vestito pare guardare proprio l'affresco della teologia come se stesse ricercando il vero, la piena manifestazione della verità, che non può essere data nemmeno dal vertice della filosofia greca che viene raffigurata nel cartone, nell'affresco dai filosofi Platone e Aristotele.